Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi, su Overwatch 2. Visto che ieri ho fatto un tutorial su come installarlo attraverso battle.net, adesso abbiamo problemi riguardo ai server, problemi che non si aprono, problemi che ai freeze, crash e cose così. Quindi, prima di cominciare con il tutorial, vi consiglio di iscrivervi al canale, attivare la campanella e, ragazzi, lasciare un like. Ora, come primo passaggio, andiamo un attimo su opzioni, impostazioni di gioco, argomenti della riga di comandi aggiuntivi e cominciate a scrivere trattino D3D11 e fate fine. Poi, come secondo passaggio, ovviamente andiamo un attimo a vedere se dobbiamo fare qualche aggiornamento nella nostra scheda video per non avere problemi quando crasha. Ok, quindi andiamo su gestione dispositivi, schede video, aggiorna driver. Cerca i driver nel computer o cerca automaticamente i driver e vi porterà su Windows Update. Vabbè, dove fare gli aggiornamenti. Chiudiamo tutto. Poi andiamo sulla modalità game, abilita Xbox Game Bar. Voi fate disattiva, non ci serve. Soprattutto anche questi potrebbero anche causare problemi al funzionamento di Overwatch. Poi faremo una breve riparazione, ma questa riparazione la faremo alla fine. Andiamo un attimo su configurazione di sistema, su servizi, nascondi tutti i servizi Microsoft, questi qua, e fate applica e fate ok. Poi può causare anche problemi di Overwatch 2 riguardo anche alle applicazioni che si avviano, quindi da sole, quindi gestione attività. Andiamo su avvio. Come potete vedere, qui ci sono tante applicazioni che si abilitano, cioè che si avviano da sole quando accendete il PC. Io, ad esempio, se voi avete Xbox App Service, disabilitatelo, non vi serve. Oppure altre applicazioni inutili che dovete per forza disinstallare, che non vi servono, che vi ha offerto Windows. Io ho molte applicazioni disabilitate, tranne per esempio questo Microsoft Teams. Io lo disabilito perché non mi serve. Mobile Systems Update, lasciatelo stare così com'è se ce l'avete. Questo mi serve, no, anzi, questo non mi serve, lo disabilito. Faccio chiudi e riavviate il PC. E infine faremo questa breve riparazione su Overwatch. Questa riparazione funziona sempre come ho fatto su Call of Duty Warzone, sui vecchi video. Quindi andiamo su analizza e ripara. Aspettate un tot di 5-10 minuti e vi riparerà così il gioco. Poi andiamo un attimo in mostra esplora, cioè mostra in esplora risorse, Overwatch Launcher, proprietà, compatibilità, disabilita ottimizzazione schermo intero, esegui questo programma come amministratore e fate applica. Ok. Lo stesso vale quando avviate il gioco, mi raccomando, avviatelo come amministratore, ok. Quindi, ragazzi, spero tanto di esservi stato d'aiuto perché veramente i server di Overwatch 2 adesso sono pieni. Ieri ho provato a farmi una partita, 40.000 in coda davanti a te. Va bene. Quindi, grazie a tutti per questa visione, ragazzi, e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!